Ok. Buon pomeriggio a tutti. Io mi scuso con gli eventuali superstiti studenti non di lingua italiana perché farò la mia presentazione in italiano, ma visto che la complessità dell'argomento e la novità anche per me di questi aspetti di etica nell'ambito della farmacogenetica, preferisco evitare i bias, come dicevamo prima, di linguaggio e fare una presentazione accettabile in italiano piuttosto che una incomprensibile in inglese. Bene. Io ho pensato di dividere, diciamo, la mia presentazione in una prima parte molto rapida in cui vi darò qualche definizione di farmacogenetica, di polimorfismo genetico, di marcatore, in modo da creare un background su cui poi costruire la parte principale del lavoro, della discussione, della nostra chiacchierata sugli aspetti più etici e soprattutto sul modo di affrontare questi aspetti. Allora, diciamo che la genetica nasce con Mendel alla metà del 1800 con la scoperta dell'ereditarietà e del fatto che ci sono dei caratteri che possono essere ereditati tra un soggetto ed un altro. Bisogna però aspettare la metà del secolo scorso per capire che quello che fa ereditare questi caratteri è contenuto nel DNA che è costituito dai geni. Da questo momento nasce la moderna scienza genetica che raggiunge un suo punto di svolta all'inizio di questo secolo con il completamento del progetto Genoma e di conseguenza con il sequenziamento per la prima volta di tutto intero il genoma umano. Da questo sequenziamento, da questo completamento del progetto Genoma, nascono ovviamente grandi aspettative in termini di prevenzione delle malattie, di terapia e di diciamo, protezione da vari fattori ambientali pericolosi. Diciamo che queste aspettative però sono tuttora in una fase di stand-by perché, nonostante la grande scoperta, questo grande sequenziamento, questo grande risultato, in questo momento noi sappiamo che il DNA è costituito da 3 miliardi di nucleotidi, ma come si vede qui, come siano messi questi 3 miliardi di nucleotidi all'interno del genoma, non è che sia ancora perfettamente chiaro. Questi poveri scienziati sono qui con questa montagna di pezzi, come in un grande puzzle, e si dicono: ma cosa possiamo fare? Cerchiamo almeno di fare la cornice in modo da cominciare a capirci qualcosina. Nonostante gran parte della sequenza del DNA, pur essendo nota come sequenza, non è nota la sua funzione, però da questo completamento del progetto Genoma sono stati ottenuti anche dei dati interessanti. Tra questi, la scoperta diciamo così, dei polimorfismi di singolo nucleotide. I polimorfismi di singolo nucleotide che sono la più comune fonte di variabilità all'interno del genoma. Ci sono circa 10 milioni di polimorfismi di singolo nucleotide, o SNPs, che sono la fonte della gran parte della variabilità. Lo dice il nome stesso, penso che questo sia abbastanza noto. Polimorfismi di singolo nucleotide si intende una sostituzione in un locus, in due soggetti diversi, di un nucleotide. Questo è un soggetto che ha una citosina in questa posizione, un altro soggetto può avere una timina. Questi polimorfismi di singolo nucleotide possono causare diversi effetti. Sono ereditati in modo mendeliano, quindi in modo perfettamente casuale, possono essere silenti, possono essere innocui, possono essere pericolosi o possono avere degli effetti latenti. La maggior parte dei polimorfismi di singolo nucleotide si trovano in quelle regioni del DNA di cui noi non conosciamo nulla e di cui diciamo che non sono non codificanti, che quindi che non hanno alcuna funzione. In realtà più corretto sarebbe dire che non sappiamo quale funzione hanno. E quindi questi polimorfismi, per definizione, visto che si trovano in regioni del DNA di cui non conosciamo nulla e di cui diciamo che non hanno nessuna funzione, non hanno nessun effetto. Alcuni polimorfismi però si trovano nelle regioni codificanti del DNA oppure nei promotori e questi polimorfismi, una volta che si manifestano, possono avere un effetto funzionale. Effetto funzionale che è quello di determinare il fenotipo degli individui. Tutti i caratteri, adesso diciamo la versione più recente, è che tutti i caratteri fenotipici siano determinati, le differenze nei caratteri fenotipici siano determinate da questi polimorfismi di singolo nucleotide. Cioè, in poche parole, la differenza fra Hitler e Gandhi è determinata dai polimorfismi di singolo nucleotide che determinano la personalità. La differenza fra Marie Curie e Marilyn Monroe, in termini sia di intelligenza che magari di aspetto, è determinata dai polimorfismi di singolo nucleotide, eccetera. Quindi tutti gli aspetti dei caratteri umani sono dovuti a questo. Naturalmente a noi interessa di più che la differenza fra Toro seduto e Karol Wojtyla è quella per quello che riguarda gli aspetti medici. Quindi i polimorfismi genetici determinano la differenza nella suscettibilità ai fattori inquinanti ambientali, quindi le tossine, inquinanti nell'aria, eccetera.
determinano il rischio delle malattie, soprattutto le malattie poligeniche complesse, malattie cardiovascolari, diabete, ipertensione, tumori. La predisposizione di un soggetto rispetto ad un altro è determinata da questi polimorfismi di singoli nucleotidi. E poi la differente risposta ai farmaci, sia in termini di farmacogenetica, che in termini di efficacia della terapia, che in termini di reazioni avverse ai farmaci. Proprio per studiare questa correlazione tra profilo genetico, presenza di polimorfismi di singoli nucleotidi, se volete, in realtà per motivi di tempo non ci addentriamo troppo in questo aspetto, ma i polimorfismi di singolo nucleotide non sono l'unico tipo di polimorfismo, ma sono comunque più frequenti, per cui io mi riferirò sempre a quelli come tipo di polimorfismo. Quindi nasce questa nuova scienza che cerca di correlare il profilo genetico e la presenza di polimorfismi di singolo nucleotide con la risposta ai farmaci, che è la farmacogenetica, farmacogenomica. Già nella definizione di farmacogenetica e farmacogenomica c'è una certa confusione, per cui, siccome poi io parlerò sempre di farmacogenetica, chiariamo un attimino qual è la differenza tra una cosa e l'altra. E per farlo utilizziamo la definizione data dall'EMEA, che diciamo in Europa è un punto di riferimento per quello che riguarda questo genere, lo studio dell'effetto dei farmaci e quindi anche della farmacogenetica. Allora, secondo la definizione dell'EMEA, la farmacogenomica è lo studio delle variazioni, quindi polimorfismi, nel DNA e nei suoi prodotti, quindi anche l'RNA, in relazione alla risposta ai farmaci. Quindi più correttamente dovrei parlarvi di farmacogenomica. La farmacogenetica è una branca della farmacogenomica che studia le variazioni nel DNA in relazione alla risposta ai farmaci. Un'altra definizione importante che diamo subito, così non ci pensiamo più, è quella di marcatore genetico. Marcatore genetico è una caratteristica del DNA o dell'RNA che può essere utilizzata come un indicatore di una funzione biologica normale, di una presenza di una patologia oppure di una risposta a un farmaco in termini di efficacia o di reazioni avverse. Quindi un marcatore genetico non è necessariamente coinvolto nel processo che determina la differente risposta o predisposizione, ma ne dà un'indicazione. Un esempio su tutti è quello del polimorfismo cosiddetto nel gene HLA-B5701, che è nel complesso maggiore di istocompatibilità, che dà un'indicazione all'effetto avverso un farmaco, che è abacavir, che non è né metabolizzato da questo gene, né agisce su questo gene, apparentemente non ha nessun ruolo questo gene nella farmacocinetica, nella farmacodinamica dell'abacavir, ma che però è un marcatore, anzi un marcatore molto forte. Quando è presente questo polimorfismo, il farmaco dà effetto avverso, quando è assente quasi mai lo dà. Abbastanza chiaro, l'obiettivo della farmacogenetica è quello all'interno di una popolazione eterogenea di individuare quei soggetti che hanno un profilo genetico associato ad una buona risposta, da quelli che hanno un profilo genetico associato ad una mancata inefficacia della terapia, da quelli ancora che hanno un profilo genetico associato a un maggior rischio di effetti avversi. Questo allo scopo di modificare la terapia e di arrivare, nella migliore delle ipotesi, a una personalizzazione della terapia farmacologica dove non è più, diciamo così, il paziente che va alla medicina, o meglio il medico che cerca per tentativi di determinare qual è la migliore terapia possibile, ma è il medico che sceglie il farmaco giusto, alla dose giusta per il paziente. Quindi questo per dare un'idea di che cos'è la farmacogenetica e qualche definizione, in modo da capirci, quando adesso entreremo un pochino più nel dettaglio degli aspetti della buona pratica negli studi di farmacogenetica, dei bias che possono, come vedremo, modificare o rendere difficilmente interpretabili i risultati degli studi di farmacogenetica. Perché, come abbiamo visto anche nella presentazione molto bella fatta prima, io ho scelto questa meta-analisi perché appunto è del professor Ioannidis, che abbiamo visto è una superstar dello studio dei bias nella ricerca clinica, ma ce ne sono anche altre ovviamente. Nonostante queste ottime premesse, queste grandi aspettative della farmacogenetica, la personalizzazione della terapia, la soluzione di tutti i problemi in medicina, nell'utilizzo dei farmaci, in realtà pochissimi sono in questo momento gli esempi di marcatori genetici o di polimorfismi che sono realmente predittivi della risposta ai farmaci. Questo perché? Perché, come si dice appunto in questa review, c'è una scarsissima replicabilità dei risultati ottenuti in farmacogenetica, come abbiamo visto anche in realtà già da lunedì con la lettura del professor Cosentino. Questo è un problema di tutta la ricerca, specialmente in ambito biomedico, anche se poi abbiamo visto che anche in altri ambiti il problema è lo stesso, una scarsissima ripetibilità, quando i risultati inizialmente ottenuti negli studi di farmacogenetica vengono replicati in studi più grandi, con un numero maggiore di pazienti, con criteri statistici più stringenti. Sempre lo stesso gruppo di ricerca
addirittura quantificato con un numero che non sapevo neanche se fare vedere perché è un po' impressionante, e addirittura, secondo questo studio, soltanto l'1,2% di quello che è stato identificato negli studi di farmacogenetica è stato replicato poi in questi studi più grandi, quindi un numero veramente impressionantemente piccolo di risultati confermati negli studi di farmacogenetica. Anche qui questo, diciamo, questo esempio è stato superato dalla lezione che è stata fatta prima. Questo è un caso che, di difficoltà nel replicare gli studi di farmacogenetica. In questo caso direi che potremmo definirlo, come abbiamo fatto prima, un time lag bias. Questo è uno studio, questa è una meta-analisi che riassume, diciamo, i risultati di studi genetici di associazione tra un polimorfismo del recettore D2 della dopamina, in particolare il TAC1A che riduce l'affinità del recettore per la dopamina, con, o viceversa, i wild type hanno aumentato l'affinità del recettore della dopamina per la dopamina, con l'alcolismo, diciamo, con l'aumentato rischio di assunzione di alcol. Il primo studio pubblicato nel 1990 associava la presenza di questo polimorfismo con il rischio di assunzione di alcol con un odds ratio di, non so se si vede, forse no, ma comunque ve lo dico io, con un odds ratio di 8,7, per cui un rischio fortissimo per i soggetti che assumevano questo paziente. Man mano poi che gli studi sono stati replicati, si è tentato di replicare questi studi, questo è tutto l'elenco degli studi replicati negli anni, dal 1990, anno di uscita del primo, al 2005, quando forse si sono resi conto che era inutile tentare di replicarlo ancora, e cosa succede? Che c'è una significativa riduzione dell'odds ratio al passare del tempo, con una significatività di 0,032, per cui c'è una correlazione tra il passare del tempo e i tentativi quindi di replicare questo studio e si riduce l'odds ratio. Fortunatamente in questo caso, anche togliendo i primi studi, cioè questi qua, dove l'odds ratio era molto alto, il primo 8 e 7, ma gli altri comunque alto 3, 4, anche togliendo questi primi studi e mantenendo soltanto quelli negli anni successivi, si mantiene comunque un'associazione. Ovviamente questa associazione è molto più blanda e molto meno predittiva, questo polimorfismo, sul rischio che questi pazienti, questi soggetti hanno di diventare alcolisti. A questo punto non mi dilungo più sulle possibili ipotesi che spiegano questa correlazione, perché sono state tutte molto meglio di come potrei fare io chiarite nella lettura precedente. Comunque questo vi dà l'idea che il problema della diciamo, non riproducibilità degli studi di farmacogenetica, degli studi in ambito biomedico, riguarda ampiamente anche la farmacogenetica. Quali sono in generale le cause principali? Allora, ovviamente, durante questa settimana abbiamo parlato moltissimo di quali sono queste cause, anche nella lettura precedente è stata fatta una lettura molto approfondita e precisa. Allora, in questo caso, visto che qui parliamo di farmacogenetica, mi limito a approfondire, diciamo, ricordare quali sono le possibili cause di non riproducibilità, di variabilità nell'ambito farmacogenetico, fermo restando che gli studi di farmacogenetica sono affetti da tutti gli altri fattori che abbiamo visto questo pomeriggio e anche durante tutta questa settimana. In più, per quello che riguarda gli studi di farmacogenetica, un'importante causa di variabilità che non permette la riproducibilità degli studi e che quindi genera questa difficoltà poi nell'applicare i risultati su vasta scala, è la cosiddetta vera eterogenicità, cioè le differenze etniche. Tra un attimo vedremo un bellissimo esempio di studi fatti sulle differenze etniche che hanno dato risultati molto interessanti, come vedremo. Differenze etniche per cui se in uno stesso studio vengono inclusi pazienti di differenti ceppi etnici, quello che si ottiene non è un quadro omogeneo, è difficilmente riproducibile, perché in ogni ceppo etnico la frequenza dei polimorfismi o anche la presenza di alcuni tipi di polimorfismi è molto diversa, può essere diversa in modo assolutamente eclatante, cioè ci sono polimorfismi che hanno una frequenza dell'1% negli africani e hanno una frequenza del 20% nei caucasici e hanno una frequenza del 50% nei lapponi, per dire. Per cui grandissima differenza. Un altro problema è il discostarsi dall'equilibrio di Hardy-Weinberg. Anche qui, senza entrare troppo nel dettaglio, l'equilibrio di Hardy-Weinberg è, diciamo, il calcolo del modo con cui il polimorfismo si trasmette dalla F1 alla F2, cioè dalle diverse generazioni. Se un polimorfismo non si trasmette in equilibrio secondo Hardy-Weinberg, cioè non si trasmette secondo regole mendeleiane, e noi lo analizziamo come se lo facesse, e quindi,
otteniamo un grosso bias, perché in questo caso la presenza del polimorfismo non è dovuta, o meglio, l'associazione tra polimorfismo e effetto fenotipico non è questa che lo determina, ma è il fatto che ci sono fattori che determinano una differente ereditarietà di questo polimorfismo, per esempio un vantaggio evolutivo, e quindi il vantaggio evolutivo supera qualsiasi altra correlazione con altri fattori, e di conseguenza è questo che prevale. Un aspetto importante: affinché si possa calcolare l'equilibrio di Hard di Weinberg, occorre avere un numero congruo di pazienti. Non si può calcolare se un polimorfismo si trasmette con un equilibrio secondo Hard di Weinberg con 10 casi, anche se in realtà ci sono anche quelli che lo fanno. Altro aspetto importante per quello che riguarda gli studi di farmacogenetica, in particolare, è la scarsa conoscenza sia dei pattern farmacocinetici e farmacodinamici, per cui quando si va a cercare di correlare la presenza di un polimorfismo con un'efficacia della terapia piuttosto che un effetto avverso, bisognerebbe conoscere esattamente tutti gli enzimi metabolizzatori responsabili dell'assorbimento e della distribuzione del metabolismo e tutti i bersagli dei farmaci che sono coinvolti in quel fenomeno. E non per tutti i farmaci noi abbiamo un quadro così completo del pathway farmacocinetico e farmacodinamico. Quindi, se noi non sappiamo che un farmaco è metabolizzato da un determinato enzima, ovviamente non possiamo valutare l'impatto di polimorfismi genetici contenuti in quello stesso enzima. Lo stesso vale, un esempio calzante in questo senso, è farmaci antipsicotici che agiscono svolgendo il loro effetto sul recettore prevalente, per esempio il recettore della dopamina o della serotonina, ma in realtà poi hanno effetti anche su molti altri recettori. Quindi, valutare un unico bersaglio come effetto farmacodinamico può portare a degli errori nella valutazione e quindi poi nell'interpretazione dei risultati e nella possibilità di riprodurre i risultati. Altro problema legato in particolare agli studi di farmacogenetica è la bassa frequenza di alcuni polimorfismi. Noi abbiamo detto che i polimorfismi sono la più frequente causa di variabilità e per definizione hanno una frequenza almeno superiore all'1%. Alcuni polimorfismi in realtà hanno una frequenza anche del 40%, per cui anche qui penso che a un certo punto dovrà cambiare la definizione, perché parlare di polimorfismo wild type con una frequenza di polimorfismo del 40% non è che abbia un gran senso. Si dovrebbe più correttamente parlare di forma allelica associata a un certo fenotipo e altra forma allelica con un fenotipo diverso. Ma comunque, nonostante alcuni polimorfismi abbiano appunto un'altra frequenza, alcuni hanno una frequenza molto bassa, 1%, 2%. In questo caso, per ottenere risultati riproducibili, qui non mi dilungo perché ne abbiamo parlato a lungo, occorrono studi sufficientemente grandi da avere una potenza statistica accettabile per poter dire che l'eventuale significatività o non significatività ottenuta sia vera e non sia un artefatto. Altro problema importante è quello del piccolo effetto di alcuni polimorfismi, cioè noi non dobbiamo pensare a un polimorfismo come se fosse una mutazione, cioè c'è la mutazione e il gene non funziona. In realtà molti polimorfismi hanno un piccolo effetto, magari riducono di una certa percentuale, il 10, il 20, il 30%, la potenza, l'affinità di un farmaco per il recettore, o riducono del 50% l'espressione dell'enzima. Per cui questo piccolo effetto, anche in questo caso, richiede un grande numero di soggetti arruolati per determinare se l'effetto che noi vediamo sia vero o sia un artefatto dovuto a questi effetti. Diciamo che tutte queste cause di variabilità sono in qualche modo intrinseche agli studi di farmacogenetica, devono essere conosciute, devono essere valutate. Dopodiché c'è tutta una serie di bias tipici degli studi di farmacogenetica che possono essere in questo caso più o meno dolosi, diciamo, o dovuti all'ignoranza di chi fa lo studio, che non li conosce e quindi non è in grado di prevederli, o magari pur conoscendoli si soprassiede alla presenza di questo bias per arrivare a quello che abbiamo più volte discusso, la possibilità di pubblicare, eccetera, eccetera. Per esempio, bias nello studio, nel disegno sperimentale, in particolare, qui mi riferisco, poi vedremo magari anche altri esempi, sugli outcome. Per avere un risultato che sia significativo da un punto di vista clinico, bisogna utilizzare outcome hard, cioè forti, importanti, mesi di sopravvivenza, mesi liberi da malattia, la metastasi, l'ospedalizzazione, e non parametri biochimici, l'aumento di CK, l'aumento di transaminasi. Questo può portare, anche se nel primo caso si ha un risultato significativo, poi quando si cambia enzima epatico per rifare lo stesso studio non si riproduce più, perché in realtà aveva un interesse, un impatto biologico molto basso. Bias di selezione, abbiamo già accennato in questo caso l'eterogenicità,
della presenza dei polimorfismi nei diversi ceppi etnici, per cui molto importanti sono le caratteristiche dei soggetti, ma altrettanto importanti sono i criteri con cui si stabilisce la diagnosi, per cui si possono confrontare, si possono replicare studi se la diagnosi della caratteristica che si vuole vedere, l'effetto avverso, l'inefficacia, è ben determinata e anche in questo caso chiara. Il centro, diciamo, di questo intervento saranno poi i bias di misura, irregolarità dei dati dovuti alla scarsa qualità metodologica, oppure di nuovo studi troppo piccoli o a veri e propri artefatti dovuto a errori nelle misure effettuate. E poi non possiamo non citare anche i bias di pubblicazione, studi troppo piccoli e soprattutto mancata pubblicazione di risultati negativi o di risultati non significativi. Anche in questo caso qui invece ne tratteremo rapidamente perché se ne è parlato diffusamente nell'arco di questa settimana. Questo è il quadro del problema dei bias. Io ho impostato questa chiacchierata un po' sul bias, sul problema, ma anche sul tentativo di contrastare questo problema, essendo questa scuola rivolta soprattutto agli studenti, diamo un messaggio di speranza, conoscere i bias e poi come pensare di affrontare il problema per cercare di ridurre il più possibile, ovviamente per quei bias che sono dovuti a errori in buona fede, se uno vuole imbrogliare, logicamente non c'è bisogno che sappia come si faceva a fare lo studio correttamente. Per far questo ci sono molte linee guida, tra l'altro, che danno indicazioni su come devono essere correttamente compiuti studi di farmacogenetica. Di nuovo io ho fatto riferimento alle linee guida dettate dall'EMEA, che insomma, tra le tante sono anche abbastanza chiare e abbastanza coerenti. C'è purtroppo una linea guida che era perfettamente in linea con il titolo di questa presentazione, Good Genomics Biobarker Practicals, che sfortunatamente però non è ancora, si è chiusa adesso la fase istruttoria ed in fase di elaborazione, per cui se si ripeterà questa esperienza l'anno prossimo potrò presentarvi questa linea che sarà nuovissima. In realtà però ce ne sono anche, vedete qui c'è tutto un elenco qui non sono tutte perché questo è il sito internet dell'EMEA che mostra le linee guida in questo senso, ma ho colto da qui gli aspetti principali di quelle che sono quelle già pubblicate, comunque sono relativamente recenti, linee guida per il trattamento e per la realizzazione in modo responsabile degli studi di farmacogenetica. Quindi dicevamo studi bias nel disegno sperimentale. L'aspetto fondamentale, oltre a quello che vabbè, abbiamo già accennato prima, gli endpoint che devono essere hard e non soft, di cui spenderemo una parola fra un attimo, ma il bias centrale nel disegno sperimentale è considerare i multiple markers, cioè quando noi andiamo a fare uno studio di farmacogenetica, non accontentarsi, per esempio, come abbiamo visto prima nello studio sul recettore dopaminergico D1 e la predisposizione all'assunzione di alcol, di un polimorfismo da correlare con un effetto, perché questo è un approccio, ormai si è abbastanza capito, troppo semplicistico. Andava bene forse nel 1990, già nel 2005, insomma, era un po' chiaro che perché l'effetto di un farmaco in un organismo non è mai determinato da un unico gene, come minimo ci sono, qui c'è l'esempio del warfarin che vabbè, è abbastanza eclatante, per il warfarin gli studi che riescono a mettere in relazione la presenza del profilo genetico con in questo caso il dosaggio del farmaco per ridurre il rischio di emorragie o di trombosi in caso di inefficacia, tiene in considerazione due geni. Il gene principale responsabile del metabolismo del farmaco, che è il citocromo 2C19, e per questo si considerano due polimorfismi, e il bersaglio del farmaco, che è la chinasi VKRC1, che come minimo. In realtà poi il warfarin è metabolizzato da diversi enzimi oltre il citocromo 2C19, fortunatamente pare che agisca soltanto su questa chinasi. Ognuno di questi geni poi a sua volta contiene diversi polimorfismi, per cui per avere un quadro realmente complessivo e riproducibile bisogna tener conto non di un gene con una risposta, ma di un polimorfismo, ma di tutti i polimorfismi in tutti i geni potenzialmente coinvolti nel percorso del farmaco all'interno dell'organismo. Non tener conto di questo può facilmente generare bias, cioè risposte poi non riproducibili, non veritiere in realtà, perché questi polimorfismi possono, adesso non stiamo a discuterne troppo a lungo, ma compensarsi in vario modo e quindi la presenza di un polimorfismo è compensata dalla presenza di un altro che annulla l'effetto del primo e quindi non si riesce a capire. Riguardo invece agli endpoint intermedi come per esempio valori, parametri biochimici, le CK, le transaminasi, eccetera, possono più facilmente diciamo, dare risultati positivi?
e quindi permettere risultati con P inferiore a 0,05 e quindi portare alla pubblicazione. Però difficilmente sono informativi da un punto di vista clinico e quindi quando magari poi si cambierà parametro si vedrà che da un punto di vista clinico hanno un significato relativo. Per cui anche in questo senso le linee guida suggeriscono di utilizzare sempre endpoint forti. Per esempio, parlando di un effetto avverso, non la modificazione, che ne so, delle transaminasi dovuta a un farmaco pincopallino, ma a qualche cosa che peraltro magari poi clinicamente è rilevante, il medico non modificare la terapia, ma qualcosa che per esempio porta all'ospedalizzazione o comunque induce il medico a modificare la terapia, modificando la dose o sostituendo il farmaco. Bias di selezione, criteri diagnostici, va bene, devono essere fatti in modo rigoroso e il problema della selezione dei soggetti. A questo proposito, questo studio mi piace troppo da far vedere. Peraltro pubblicato su un'importantissima rivista, una delle più importanti riviste mediche mondiali, New England Journal of Medicine. Sono pubblicato questo lavoro nel 2005, dove si afferma che la combinazione di due farmaci vasodilatatori, isotorbide di nitrato e idralazina, sono efficaci, riducono la mortalità nei pazienti con insufficienza cardiaca, a patto che questi pazienti siano, appartengono al ceppo etnico afroamericano, quindi siano neri essenzialmente. Apparentemente questo è uno studio da disegno sperimentale ottimo, tant'è vero che è stato pubblicato dal New England Journal of Medicine. Un numero elevato di pazienti, 1050 pazienti neri americani, con una diagnosi chiara di insufficienza cardiaca, secondo la New York Heart Association, insufficienza cardiaca di classe 3 o di classe 4, quindi grave. Randomizzati un gruppo di pazienti afroamericani in terapia standard per l'insufficienza cardiaca con il placebo e un altro gruppo in terapia standard per l'insufficienza cardiaca più questa combinazione di isotorbide e idralazina. Studio prospettico, per cui apparentemente disegno sperimentale ineccepibile. Risultato, l'aggiunta delle combinazioni di isotorbide e idralazina aumenta la prospettiva di vita di questi pazienti con un risultato altamente significativo, P inferiore a 0,01, si vede anche benissimo dal grafico, questo è il placebo, questo è il placebo, questa è la combinazione di isotorbide e idralazina. Bellissimo risultato. Per testare il fatto che siete ancora svegli, qui dovreste dirmi, sulla base anche di quello che abbiamo detto un attimo fa sul ceppo etico, qual è l'enorme bias di selezione dei soggetti che c'è in questo studio che dice che la combinazione di isotorbide e idralazina riduce la mortalità nei soggetti neri americani. Il problema è, come è stato a stretto giro di posta segnalato da questa lettera, che è anche molto dura, se vogliamo, cioè molto decisa, il problema è che hanno arruolato solo i neri, non c'è confronto con gli altri ceppi etnici, per forza che gli viene, hanno preso soltanto quello che volevano dimostrare e hanno detto che funziona. Noi non sappiamo cosa fa la combinazione di isotorbide e idralazina più la terapia standard negli ispanici, nei bianchi, negli asiatici. In questo studio non si dice. Questo autore, che secondo me era abbastanza. Quindi non c'è la comparazione con le altre popolazioni e quindi non si può dire. Questo è molto seccato perché dice non si può dire. Punto. Ah, lapidario. Propone anche in questo caso un motivo, non semplicemente una svista, un errore in buona fede, ma un motivo un pochino più venale, cioè siccome la combinazione di isotorbide e idralazina in generale aveva un brevetto che sarebbe scaduto nel 2007, mentre la combinazione di isotorbide e idralazina con la specifica indicazione per la popolazione afroamericana avrebbe avuto un brevetto che scade nel 2020, sono 13 anni di differenza di un farmaco coperto da brevetto. Ragion per cui dietro a questo c'è un enorme interesse economico che potrebbe aver portato a spingere verso un'approvazione di questo farmaco per questo genere di popolazione. Quindi diciamo che questo farmaco che era stato presentato come un farmaco per soli neri, vedete come ci state a cuore, noi vi facciamo un farmaco che funziona solo per voi mentre nei bianchi non funziona, in realtà, guardando bene il disegno sperimentale, la selezione dei soggetti, non sembra che poi sia poi così favorevole. Dei tanti che hanno la stessa cosa, disegno sperimentale molto simile, quelle diverse colonne rappresentano diversi tempi dal momento dell'inizio della terapia, questo è l'indice di sopravvivenza, afroamericani, ispanici, bianchi, uno studio molto grande fatto su moltissimi pazienti, 30.000 afroamericani,
32.000 afroamericani, 30.000 bianchi, 7.000 ispanici, dove si vede, si conclude, andiamo molto velocemente qui perché ormai si è capito com'è la situazione, che non c'è, tanto rispondono i neri che rispondono, quanto rispondono i bianchi che rispondono anche loro, per cui non è, c'è una differenza tra ceppi etnici, è semplicemente che aggiungendo questa combinazione alla terapia standard si migliora la sopravvivenza. In realtà poi in questo, ho scelto apposta questo studio perché in questo studio manco lo migliora tanto la sopravvivenza in realtà neanche nei bianchi. In ogni caso il profilo fra bianchi e neri è assolutamente sovrapponibile. Altro problema sono i bias nelle misure. E anche in questo caso i bias nella misura comprendono problemi preanalitici, campionamento, rimmagazzinamento, l'estrazione del DNA, la scelta della tecnica ottimale che può portare a non riproducibilità dell'esperimento se la tecnica scelta non è ottimale, la validazione della tecnica dopo che è stata scelta e la conservazione dei dati e del materiale biologico al termine dello studio. Per quello che riguarda gli aspetti analitici, anche in questo caso facciamo riferimento alle linee guida dell'EMEA. Campionamento, allora, diciamo che bisogna fare una distinzione molto breve in realtà tra RNA e DNA. Allora, il campionamento dell'RNA è molto più difficile rispetto a quello del DNA perché l'ambiente è saturo di RNAsi che degradano l'RNA. Per cui in questo caso un bias che può facilmente causare una scarsa riproducibilità è il fatto che se non viene conservato correttamente l'RNA viene degradato dall'RNAsi. Per cui se io vado a vedere, per esempio, quanto è aumentata l'espressione di un gene in relazione a un effetto e l'RNA è stato degradato, non ho un risultato riproducibile. Dirò che non è correlato, non aumenta l'espressione, oppure sottovaluto un falso negativo, diciamo. Per il DNA questo problema è molto meno importante, diciamo, perché è molto più stabile. Ci sono delle DNAsi nell'ambiente, ma il DNA è una molecola molto resistente. Comunque esiste in qualche modo una, a lungo termine, degradazione del DNA, a meno che questo non sia conservato, vedremo fra un attimo, in modo ottimale. Per esempio, se rimane a lungo tempo, ma a lungo tempo, a temperatura ambiente, ci può essere una degradazione e quindi anche in questo caso ci può essere un'alterazione dei risultati poi finali una volta che si vanno a vedere. Per questo motivo la conservazione del DNA prima della separazione, quindi prima dell'analisi, deve essere fatta in aliquote multiple, in modo che non ridurre i danni del congelamento e scongelamento, e se si prevede una conservazione a lunghissimo termine, anche una liofilizzazione dei campioni, in modo che non ci sia nessun tipo di degradazione. Ovviamente, una volta che è stato liofilizzato, anche qui altra possibile fonte di variabilità e quindi di bias, il DNA è molto difficile da riportare in soluzione. Quindi se non si risolubilizza completamente il DNA, anche, o l'RNA, peggio ancora, questo può causare di nuovo un falso negativo, cioè l'alterazione nella quantificazione del materiale genetico. L'estrazione, allora, ci sono varie tecniche di estrazione, sicuramente quella storicamente più utilizzata è l'estrazione in fenolo cloroformio, adesso ampiamente superata, da altre tecniche di estrazione, come per esempio estrazione su colonna, dove il DNA si lega appunto a questo supporto, dove ci sono delle sequenze oligonucleotidiche che legano il DNA e poi si fanno dei lavaggi e si ottiene il DNA, e poi, più recenti ancora, queste matrici dove si, vedete qua sotto ci sono queste bellissime cartine, dove si mette una goccia di sangue, 40 microlitri, queste matrici contengono tutti gli enzimi necessari alla lisi delle cellule e all'estrazione del DNA, al momento dell'utilizzo si preleva una piccola parte di questa matrice, anche si scalda, il DNA si libera e può essere utilizzato. In ogni caso, quale che sia il metodo di estrazione, tutti sono passibili di complicazioni problematiche, soprattutto perché il cloroformio, piuttosto che il materiale contenuto nelle colonne, piuttosto che il materiale contenuto nella matrice, può essere copurificato con il DNA e quindi può andare ad interferire con la tecnica analitica, in questo caso non soltanto con la quantificazione dell'RNA, ma anche con la genotipizzazione del DNA. Per questo motivo, per essere certi che non ci sia un bias di questo tipo, diverse linee guida, compresa questa dell'EMEA, suggeriscono di utilizzare in una fase iniziale due metodi di estrazione diverse, che quindi hanno sicuramente, per quanto tutti e due possano avere fonti di impurità, sono diverse. Quindi se con due metodi di estrazione diverse noi otteniamo lo stesso risultato,
o un 3, potenzialmente ancora meglio, otteniamo lo stesso risultato, abbiamo la ragionevole sicurezza che quel risultato che otteniamo non è un artefatto dovuto a un composto che è coeluito con il DNA. Un aspetto fondamentale, ce l'avevamo prima, lo ripetiamo ancora adesso, è che il DNA sia completamente in soluzione e non è una banalità, perché una volta che, per esempio, se viene conservato a lungo tempo il DNA a 20 gradi, sotto zero, diciamo in freezer a meno 20, c'è una certa evaporazione, si viene conservato per anni ovviamente, e quindi tende a depositarsi. Una volta depositato è molto difficile riportarlo in soluzione e quindi se non è completamente in soluzione le analisi non sono accurate, non sono precise. Scelta della tecnica. Le tecniche sono tantissime, la tecnica storicamente più usata e sicuramente quella più riproducibile è il sequenziamento diretto. Quella invece più vecchia è l'analisi di PCR con enzimi di restrizione, che però adesso è abbastanza superata, pur avendo dei vantaggi rispetto alle altre, come vedremo tra un attimo, a causa della minore, non scarsa, ma minore riproducibilità rispetto per esempio al sequenziamento diretto o per esempio rispetto alla real time. Con identificazione e polimorfismi mediante sonde Tachman o mediante Aira Solution Melting Poi Analysis, che è un'altra tecnica che logicamente non vi sto a spiegare. Queste sono le tecniche a disposizione, ma come scegliere? Come scegliere la tecnica migliore? Allora, ci sono molti, anche in questo caso, molti studi, molte meta-analisi. In realtà ce ne siamo occupati anche noi durante il mio lavoro di dottorato di quale tecnica migliore si potesse scegliere. Vi faccio vedere questo lavoro, che secondo me è molto bello, di correlazione tra le tre principali tecniche per la genotipizzazione, che sono il sequenziamento diretto, real time mediante Aira Solution Melting Point Analysis, oppure real time mediante Tachman Analysis. Non c'è qui, vedete, la PCR con analisi di restrizione, perché rispetto a queste tre è sicuramente meno riproducibile e quindi da questo autore è stata direttamente scartata. Tutte le tecniche, tutte queste tre, sono ugualmente riproducibili. In realtà questa è una tabella un po' complicata, ma semplicemente per dire che il grado di riproducibilità è sempre superiore al 99%, confrontando tutte e tre le tecniche. Per cui normalmente come si sceglie la tecnica? Sulla base di altri fattori. La durata, il tempo necessario per svolgere l'analisi e il costo. Il sequenziamento diretto, che è sicuramente quello più accurato di tutti, ha però una lunghissima durata d'azione rispetto agli altri, più di 12 ore, un elevato costo, a parte il costo di gestione che è elevato, anche il costo della strumentazione necessaria. La real time, sia con sonde Tachman che con Aira Solution Melting Analysis, ha una durata inferiore alle 3 ore e costi più bassi, quindi normalmente adesso la genotipizzazione di routine all'interno di studi di farmacogenetica più, diciamo così, semplici, si fa utilizzando queste tecniche. Il problema è che una volta scelta la tecnica, qualunque sia la tecnica, questa tecnica deve essere in qualche modo validata per evitare la comparsa di questi bias. Quindi si valuta il test e poi idealmente è necessario fare, dopo aver valutato all'interno del laboratorio il test dove si svolge l'analisi, occorre fare un controllo di qualità esterno, in modo da essere sicuri che la tecnica sia effettivamente riproducibile. Diamo due definizioni in modo che anche in questo caso ci capiamo, perché mi rendo conto che anche ogni tanto uso accuratezza e precisione confondendole, sono due cose molto diverse. L'accuratezza descrive il grado di conformità della misura a quello che è il risultato vero. Cioè io faccio 10 volte l'analisi e 10 volte mi viene quello che è giusto. La precisione è diciamo, misura come l'analisi viene sempre uguale a se stessa. Per cui io ripeto 10 volte l'analisi e mi viene sempre lo stesso risultato, che però potrebbe anche essere quello sbagliato. Per cui un'analisi può essere precisissima, avere una precisione del 100% ed essere infatti coerentemente sempre sbagliata. Per cui tutte e due questi aspetti, sia l'accuratezza, che ovviamente è fondamentale, e la precisione, devono essere considerati quando si va a validare una tecnica analitica. La mancanza dell'accuratezza in farmacogenetica, diciamo in test genetici, può essere, quindi l'errore, il test che viene sbagliato rispetto a quello che è il test vero, può essere dovuto a tutta una serie di fattori. Ve ne ricordo alcuni, così se poi mai qualcuno dovrà farlo sa anche in qualche modo come agire. La prima possibilità di mancata accuratezza è la cross-hybridization, cioè il fatto che la sonda, anziché legarsi al suo bersaglio, si lega a un bersaglio diverso. E quindi logicamente questo
fa sbagliare completamente l'analisi. Questo è dovuto, e può essere, diciamo così, ridotto questo problema disegnando correttamente la sonda, che non deve essere né troppo lunga, appunto, per non diventare aspecifica, né troppo corta, per garantire però il fatto di legarsi in modo abbastanza forte al DNA per poter mettere la fluorescenza. Cross-hybridization. Segnali di background, la fluorescenza emessa, oppure anche il cambiamento della temperatura di melting per l'Aerosolution Melting Point Analysis, un segnale di background che quindi c'è a prescindere dalla presenza anche del DNA stesso. E tra l'altro adesso vedremo fra un attimo come si fa a evitare questo problema. Segnali di background. E poi, infine, strutture, secondo questo un po', insomma, strutture secondarie della sonda. La sonda emette fluorescenza quando, diciamo, in qualche modo diventa doppia elica. Se è così lunga da formare un'ansa con se stessa, emette fluorescenza anche da sola, e quindi voi avete sempre il segnale, anche se in realtà non avete, questa non si è ibridata ancora con niente. Quindi, primo aspetto, valutare l'accuratezza, che il risultato sia vero. Come si fa? Essenzialmente, diciamo, il modo più semplice per evitare un bias nell'accuratezza è quello di utilizzare controlli positivi e negativi. Quindi noi dobbiamo avere, oltre il DNA incognito, dobbiamo avere il DNA di cui siamo assolutamente certi che contenga la forma allelica per quel polimorfismo omozigote wild type, eterozigote e omozigote per il polimorfismo, e poi dei campioni dove noi mettiamo tutti i reagenti tranne che il DNA, in modo che se io ho un segnale di background, ho la sonda che forma un loop che si ibridizza, vedo il segnale lo stesso e mi chiedo questo segnale da dove viene, visto che io il DNA non ce l'ho messo. Il problema è che se uno fa uno studio di ricerca, è facile dire bisogna trovare il DNA certamente, quindi, che certamente è wild type per questo polimorfismo, certamente polimorfico, potrebbe non essere disponibile in commercio. In questo caso, è necessario confrontare il risultato con un sequenziamento diretto, comunque con un'altra tecnica, il gold standard è sicuramente il sequenziamento diretto, per cui all'inizio della procedura alcuni campioni vengono anche sequenziati nella zona dove c'è il polimorfismo e si confronta il risultato che si è ottenuto con il sequenziamento diretto, in questo modo si ha la conferma che quello che io ho ottenuto è vero e che quindi l'analisi è accurata. Per quello che riguarda la precisione, allora noi dobbiamo distinguere una precisione. In realtà anche qui si può definire in molti modi diversi. L'EMEA definisce precisione intermedia e riproducibilità. La precisione intermedia è la precisione all'interno del laboratorio, cioè noi dobbiamo essere in grado di dimostrare che il nostro test viene sempre uguale, abbiamo già stabilito che è giusto, ma viene anche sempre uguale in analisi ripetute lo stesso giorno, ma anche in giorni differenti. Quindi se io ripeto il test fra una settimana, fra un mese, fra un anno, mi viene sempre uguale. Con persone diverse, quindi qualsiasi componente dello staff addestrato per fare questa estrazione, che fa l'analisi, viene sempre lo stesso risultato. E infine, se è possibile, con differenti, quindi differente equipaggiamento. Se è possibile avere due realtà in un laboratorio, magari nella realtà italiana non è così facile, ma comunque cambiando per esempio il resto del materiale, cambiando le centrifughe, cambiando le pipette, cambiando i bagni termostatici. Sembra una stupidaggine, ma un bagno termostatico che segna 37 gradi, ma in realtà un malfunzionamento e la temperatura è a 30, mi fa cambiare l'analisi. Se io posso fare in due bagni termostatici e mi viene lo stesso risultato, elimino questo problema. Altrimenti mi verranno due risultati diversi perché da una parte il DNA si stacca perché si scalda davvero, dall'altro non si stacca perché io credo che sia una temperatura, ma in realtà è una temperatura diversa. Precisione intermedia. E poi riproducibilità, cioè in questo caso si intende la riproducibilità tra laboratori diversi. È diciamo, gold standard, è ottimale riuscire a magari inviare campioni ad altri laboratori e i risultati dell'esame fatto, del test fatto in due laboratori diversi, devono essere uguali. Se otteniamo questo, noi abbiamo una garanzia ancora maggiore di riproducibilità dei risultati una volta che avremo completato il nostro studio. Una volta stabilito che il nostro test è accurato ed è preciso, sia nel nostro laboratorio che in altri, possiamo passare all'ultimo step per garantire la riproducibilità del risultato, cioè il controllo di qualità. Controllo di qualità, allora, diciamo che si può fare un controllo di qualità interno, di nuovo confrontando con una tecnica validata. Qui addirittura l'EMEA, insomma, confronta
questa volta si sono un po' lasciati andare, un controllo, una tecnica selettiva accurata come la real time. In realtà altre linee guida, qui ho lasciato questa perché è inutile cambiare in questo caso, ma altre linee guida usano come gold standard il sequenziamento diretto, che sicuramente è ancora più valido rispetto alla real time. Il punto cruciale, comunque, visto che il controllo interno di qualità è ampiamente stato fatto anche per la validazione del test, è il controllo di qualità esterno. Allora, sfortunatamente per la farmacogenetica non esistono, in Italia sicuramente, ma in realtà neanche all'estero, strutture validate per effettuare il controllo di qualità e per rilasciare una certificazione. Tuttavia, si sono create nel tempo delle reti di diversi laboratori che hanno in qualche modo dato la possibilità di fare questo controllo di qualità esterno. Per citare un esempio, giusto per non stare troppo sul vago, noi abbiamo, per essere proprio autoreferenziali al massimo, abbiamo partecipato a una rete di controllo di qualità per verificare la nostra capacità di individuare il polimorfismo HLA-B5701, che è quello associato all'effetto avverso del warfarin, e in una rete di laboratori che ha come sede centrale, diciamo, il laboratorio della dottoressa Emma Hammond, che è in Australia. Come funziona? Allora, il laboratorio centrale invia agli iscritti a questo servizio delle aliquote di DNA, in caso particolare erano 3 aliquote di DNA, incognite per chi le riceve e note con la presenza del polimorfismo a chi le invia. Ogni laboratorio fa il suo test, qui c'erano 6 laboratori che hanno fatto il test, reinviano, il laboratorio centrale elabora e fornisce alla fine un report con il grado di risultato, diciamo. E quindi ognuno, qui ovviamente i nomi dei laboratori sono anonimizzati, ma ognuno sapeva qual era il suo codice, per cui può andarsi a guardare il suo e confrontarlo con quello degli altri laboratori. Non vi dico quali siamo noi, comunque qui era il 100% di, per cui anche noi siamo riusciti ad avere i nostri 3 dati coerenti con quelli di tutti gli altri laboratori, per cui anche noi ce la siamo cavata questa volta. Quindi questo è un aspetto molto importante che dà un ulteriore importante tassello per ridurre questo bias di variabilità nei risultati. Diciamo velocissimamente, bias di pubblicazione, piccoli studi o non pubblicazione dei risultati negativi. Non pubblicazione di risultati negativi o non significativi, ne abbiamo parlato tantissimo, per cui io non perderei altro tempo, perché in realtà, se mi ricordo bene, insomma, ho già passato più di un'ora, per cui dovrei aver già finito. Per cui vado velocissimo. Studi molto piccoli, anche qui non pensavo di avere uno esperto così di statistica, per cui vado molto velocemente su queste 2 diapositive, ma esistono dei programmi molto semplici che consentono di calcolare la numerosità dei soggetti necessari a effettuare uno studio di farmacogenetica inserendo semplici parametri alla mia portata, per esempio. Allora, qui vediamo che, appunto, inserendo questo mi serve solo per farvi vedere che l'elevata numerosità influisce moltissimo. Allora, qui abbiamo uno studio, allora noi abbiamo utilizzato un modello one stage, perché sennò non ce la caveremo mai. Allora, il modello della la malattia ha una prevalenza del 10%, diciamo così. La frequenza allelica l'abbiamo fissata al 15% in questo esempio, e l'indice di rischio 1,5%. Modello genetico additivo, cioè vuol dire che ogni singolo allele contribuisce in ugual modo all'effetto. 300 pazienti e 300 controlli, abbiamo una potenza dell'81%, allora con una potenza sopra l'80% si considera significativo. Dicevamo all'inizio, studi con i bias perché c'è un piccolo numero di soggetti. Allora, se noi invece che avere una frequenza del 15%, che è abbastanza alta, abbiamo una frequenza del 10%, tutto uguale, i pazienti già diventano 400 pazienti e 400 controlli. Per cui un polimorfismo che ha il 2% di frequenza, potete immaginare quanto deve essere grande lo studio per poter dire questo risultato è positivo, ok, è veramente positivo, non ho un'associazione, non c'è veramente un'associazione e quindi posso pubblicare lo studio perché effettivamente non ho trovato nessuna associazione. Vado avanti prima che mi si facciano domande di statistica alle quali sicuramente non saprei rispondere. Ultima cosa, conservazione dei dati e del materiale biologico, aspetto fondamentale che riguarda anche questo, ha degli aspetti particolari per quello che riguarda gli studi di genetica. Allora, sicuramente per quello che riguarda l'immagazzinamento, allora
teoricamente non ci dovrebbe essere, si prendeva il sangue, si estrae il DNA, si fa l'esperimento e poi si elimina il DNA. In realtà questo non è necessario e molto spesso non è nemmeno utile, anche perché nel consenso informato che si dà ai pazienti è bene che questo consenso informato sia sufficiente da permettere una analisi in questo momento di quelli che sono i test genetici, ma anche di eventualmente ripetere questi risultati alla luce di nuove scoperte fatte dal progresso della scienza, diciamo delle conoscenze in ambito farmacogenetico. Un aspetto, ecco qua, un aspetto importante è che questo, diciamo, il consenso informato, i pazienti hanno la possibilità di revocare il consenso informato e quindi di portare all'eliminazione del DNA. Questo naturalmente se è ancora possibile risalire all'identità dei pazienti, perché altrimenti ovviamente questo è tecnicamente impossibile, ma comunque un aspetto importante è che i dati ottenuti prima del ritiro del consenso informato da parte del paziente possono continuare ad essere utilizzati, per cui non è che il paziente ha ritirato il consenso, bisogna distruggere tutto, anche quello che si è ottenuto. Quello che si è già ottenuto può essere utilizzato, non si possono più fare ulteriori analisi ed è necessario distruggere il DNA di partenza. Quindi, in generale, gli studi di farmacogenetica presentano aspetti particolari per quello che riguarda i bias, sicuramente hanno una ridotta riproducibilità per tutti i motivi che abbiamo visto, ma è possibile in qualche modo intervenire e ridurre questa eterogenicità cercando di migliorare l'outcome e di poi poter finalmente impiegare questi studi anche in ambito clinico, cosa che in questo momento è ancora abbastanza ridotta. Diciamo che siamo lontani dal momento in cui, come questa signora, andrà dal farmacista dicendo: ecco, questa è la mia sequenza, ci sono un sacco di boccettini, ognuno per un paziente diverso, per un DNA diverso, e il farmacista gli dà il boccettino giusto, con il farmaco giusto e la dose giusta. Siamo lontani da questo momento, però non è detto che anche riducendo i bias nella ricerca si possa arrivare in un futuro difficilmente quantificabile, anche non a questo magari, perché poi ci sono molti altri aspetti di cui non abbiamo parlato, che probabilmente non consentiranno mai di arrivare a questo punto, ma comunque di avvicinarci a questa soluzione ideale. Grazie per l'attenzione. Se ci sono delle domande, ma di solito di farmacogenetica non. Prego. Ah, benissimo. Correggio. Sì, a me sì. Allora, le linee guida. Il problema è che la farmacogenetica è una scienza ancora relativamente nuova, per cui le linee guida sono necessariamente abbastanza vaghe, anche quello che vi ho fatto vedere sembrerebbe un grosso riassunto, in realtà è quasi tutto quello che c'era scritto sulla linea guida, per cui è abbastanza ancora vago quello che è riportato dalle linee guida. Adesso attendiamo con ansia questa nuova linea guida che dovrebbe essere pubblicata all'inizio dell'anno prossimo per vedere se è potuto avere un maggiore grado di utilizzabilità della linea guida nell'effettivamente ridurre questi bias. Le linee guida sono abbastanza vaghe e danno indicazioni anche sulla scelta della tecnica. Addirittura molto spesso le linee guida sono in contraddizione tra di loro, che non ci aiuta, sia per quello che riguarda i bias, ma addirittura ci sono linee guida che sono in contraddizione adesso non c'entra con questa presentazione, ma sulla
sul come chiamare i polimorfismi. C'è una grandissima confusione nel come indicare i polimorfismi, che rende molto difficile, e che io non ne ho parlato questo perché, vabbè, sennò poi saremmo andati troppo in là anche con il tempo, ma che rende, introduce dei bias, perché ci sono polimorfismi che vengono chiamati in modo talmente diversi che non si riesce a capire che polimorfismo è, e quindi si rischia o di ripetere degli studi con un polimorfismo già fatto, o di non capire qual è l'effetto, o uno è veramente complicata, e non c'è una regolazione di tutto questo materiale in ambito di farmacogenetica per cercare di avere una chiarezza, comunque di voler seguire. In realtà l'unica conferma che c'è, l'unica coerenza che c'è nella nomenclatura dei polimorfismi è la reference sequence, che non ha nessun tipo di informativa, cioè un numero che identifica il polimorfismo. Uno vede quel numero lì, è impossibile ricordarselo, non dà nessuna informazione, quindi non lo usa praticamente nessuno perché non capisce comunque niente. Tutto il resto è tutto molto confuso. Lo stesso vale per il problema di bias è ancora più ancora meno approfondito in questo senso. Riguardo alla prima domanda sul fatto che uno si possa accorgere se è intenzionale oppure se è un errore in buona fede, secondo me sì, è possibile accorgersi se è intenzionale oppure se è in buona fede, perché insomma, se non ci sono i controlli positivi, non ci sono i controlli. Cioè, poi dipende da quanto uno voglia, tra virgolette, essere doloso nel suo imbroglio, cioè i controlli negativi, i controlli positivi, uno se si mette a tavolino, è il peccato mortale quello di creare i dati, come ha creato il risultato, crea anche il controllo e di conseguenza non vedo come uno si possa accorgere. Diciamo che un modo per ridurre la possibilità di utilizzare, di fare pasticci di questo genere, è quello di conservare un archivio cartaceo di risultati originali, che non è che non si possa taroccare anche quello, però diciamo che se uno ha un archivio cartaceo stampato direttamente dallo strumento, diventa più complicato quello di poter pensare di modificare dei parametri, anche perché per fortuna, almeno quella che abbiamo noi, ma in realtà la maggior parte degli strumenti ha dei report che non sono modificabili, cioè si può scegliere cosa far vedere, ma quello che si vede non si può modificare. Per cui se uno stampa il report originale, che è riconoscibile, questo però comporterebbe a monte dei controlli di questo materiale, perché se poi il laboratorio ha il materiale, ha la coscienza tranquilla lui, ma se nessuno viene mai a controllare questo materiale, ovviamente è anche inutile, si formano solo grossi faldoni di carta che occupano gli armadi e che restano lì così. Invece, quindi proprio diciamo, i bias così dolosi. Cattivi studi si possono vedere, per esempio, manca il controllo positivo, manca il confronto con altre tecniche, non sono dichiarate le tecniche di conservazione del DNA, per cui si può in qualche modo risalire a dire, vabbè, qui hanno fatto una realtà, ma non mi dicono se che il controllo positivo e il controllo negativo erano coerenti. In realtà anche qui è un problema perché nessun referee si sogna di chiedere le cose del genere, per cui rimane alla buona volontà del ricercatore quello di, nei metodi, anzi molto spesso, almeno per quello che ci riguarda, si cerca di ridurre il più possibile. Ho pubblicato articoli per cui le parole sono sempre di meno, per cui cerca di accorciare i metodi e cose del genere non si possono neanche mettere, ma comunque nessuno li chiede. Questo è un altro aspetto che secondo me sarebbe importante, cioè richiedere in quale modo è stato validato il dato, il farmacogenetico che viene presentato. In questo modo è anche un modo di istruire il ricercatore, che magari non è a conoscenza di tutti questi aspetti, ma se gli viene chiesto, ma tu hai fatto il controllo di qualità esterno, perché no? Perché non c'era nessuno che lo faceva, molto probabilmente potrebbe essere risposto. Hai fatto il controllo di qualità interno? No, perché bisogna farlo. Cioè, però occorre uno scambio tra il ricercatore, secondo la mia opinione, tra il ricercatore e chi valuta questi studi prima della pubblicazione. Credo che però questo valga più in generale, oltre che per la farmacogenetica, anche per altri ambiti di ricerca. È tardissimo, per cui se non ci sono altre domande, cedo la parola al professor Cosentino.